come hai anticipato tu, non andiamo per le lunghe perché le caratteristiche della P300 sarebbero moltissime e le diamo per scontate. Ovviamente stiamo parlando di una evoluzione della P300, quindi la P300 S. Entriamo un attimino in tutte quelle che sono le caratteristiche e particolarità che racchiude questo gioiellino della tecnologia ultimo nato in casa Lincoln. Ci rilasciamo al filmato che ha già riassunto le peculiarità principali, entriamo un pochettino magari nello specifico dal punto di vista funzionale. Indubbiamente abbiamo visto l'introduzione della ripresa filmata video anche su questa fascia di prodotto e quindi la possibilità di ripresa video e abbiamo già visto con la possibilità di registrazione stereo attraverso un microfono esterno opzionale, quindi per entrare anche nell'alta fedeltà della ripresa video e audio. Tendenzialmente quindi il microfono integrato, la possibilità di una registrazione stereo attraverso il cavo, lo vediamo anche nella slide in basso che troviamo posto ad una presa jack microfonica per poter quindi inserire un microfono esterno. Sensibilità regolabile della registrazione audio, una funzione di editing on camera, lo vedremo dopo sulle slide successive, per quanto riguarda il filmato, con la possibilità di poter tagliare inizio e coda del filmato e quindi un minimo di editing per tagliare la parte ripresa. Non ci dimentichiamo ovviamente le potenzialità di una reflex utilizzata nelle riprese video con tutte le potenzialità dell'intercambiabilità ottica, quindi per poter passare da un grandangolare esteso a un teleobiettivo e quindi di poter giocare con uno sfocato, e le peculiarità on camera dei feature control che se in fotografia trovano un fine molto più compreso, nella ripresa video la possibilità di scegliere anche i colori, di poter scegliere una ripresa in bianco e nero o comunque le caratteristiche di qualità di costruzione di ogni singolo frame del filmato video. Indicativamente quindi il formato di registrazione in motion JPEG, abbiamo tre risoluzioni ovviamente selezionabili e di conseguenza varierà il tempo di massimo buffer a disposizione prima di intraprendere una seconda ripresa. E abbiamo anche delle ulteriori novità, per chi conosceva benissimo la D300, la possibilità di sovrapporre quindi il reticolo di composizione sia in live view che a questo punto anche durante la ripresa video, quindi è di aiuto nelle guide o nella composizione ovviamente geometrica anche della ripresa filmato, l'orizzonte virtuale, quindi anche l'orientamento della fotocamera sovraimpresso sul monitor durante la ripresa, e l'autofocus a rilevamento di contrasto disponibile durante tutta la sequenza di ripresa filmata. Quindi queste in linea di massima le caratteristiche della funzione video integrata adesso nella D300.